La nuova giunta si avrà un assessore nuovo che è Miriam Tulli, che sicuramente non può che avere beneficio la nuova giunta, visto la sua capacità di ascolto e la sua capacità di comunicazione. Sicuramente sono state date due deleghe importanti a nostro modo di vedere, dove ci sono tanti problemi, e credo che l'assessore Miriam Tulli farà vedere le sue proprie capacità. Adesso ci si attende un cambio di passo, insomma, in seno proprio all'amministrazione. Sì, il cambio di passo sicuramente ce lo aspettiamo tutti, anche se per quanto mi riguarda anche gli assessori fuoriusciti hanno dato un grosso contributo a questa amministrazione. Si vede anche nel passato, 5 anni fa, quando siamo entrati abbiamo vinto le elezioni, quello che sono stati capaci di fare. Quindi per me umanamente dispiace molto che sono fuori, ma quello che si dice è che di queste persone, di Ilaria e di Bonaventura, che sono usciti per colpa di Bella Teramo, credo che bisognerebbe vedere in qualche altro gruppo, perché noi siamo rimasti sempre con i due assessori, cioè il sindaco ce l'ha riconfermato. Appunto, voi comunque siete stati, vi sentite di condividere queste scelte del sindaco oppure no, per quanto riguarda appunto gli assessori che non sono più in giunta? Ma guardi, il sindaco ha fatto sintesi, sicuramente avrà i suoi buoni motivi per questa nuova giunta. Noi non possiamo che dare sempre la nostra completa lealtà e propositività nel far bene a Teramo.